Dopo due sconfitte consecutive, il Real Forio torna a muovere la classifica, conquistando un punticino sul campo da Sibilla Bacoli. Era importante dare un segnale di compattezza, e questo è stato sicuramente forte e chiaro. Possono essere contenti gli allenatori Giovanni Iovine e Michele Castaiolo, i quali hanno risolto con qualche alchimia il problema dell'attacco, dove era assente Magaddino e poi, a poco dall'inizio della ripresa, anche Francesco Chiaiese, il più talentuoso dei suoi, è dovuto uscire. Chiaiese era già sceso in campo con ben due acciacchi. Pochi i rischi corsi nel corso della gara. In difesa rientrava De Giorgi, squalificato 7 giorni fa. Buone le geometrie a centrocampo. Il Forio ha colpito due legni che avrebbero potuto cambiare le sorti dell'incontro, uno per tempo, ridato nei primi 45 minuti di gioco e Romano nella ripresa. Gli isolani hanno concesso qualcosa alla Sibilla sul piano del gioco, ma anche i bacolesi avevano la necessità di fare punti. Qualche rammarico vi è anche in casa Flegrea, ma la Sibilla non riesce ad andare oltre lo 0-0, conquistando così il primo pareggio della stagione. Torna dunque il Forio a fare punti e tra 7 giorni sull'isola di Ischia ci sarà il tanto atteso derby Real Forio, Isola di Procida.